Ciao a tutti, rieccoci con un piccolo video acquisti. Non si tratta di penne, ma si tratta di libri da colorare, matite colorate e un articolo particolare, anzi sono due, Moleskine. Chi mi segue su Instagram avrà visto che li ho presi al Carrefour con la raccolta punti. Personalmente non so se avrei investito tutti questi soldi a prenderli, che so, in libreria o in cartoleria, perché costicchiano. Questo pacchetto costa 22,90 euro, la Feltrinelli quest'altro 12,90. Voglio dire, esteticamente sono molto easy, molto banali, molto tristi anche essendo neri, però questo pagato 1,90 euro, questo pagato 4,90 euro, mi è sembrata una buona occasione per avventurarmi anch'io nel mondo Moleskine. Chissà che poi non ne rimanga incantata. Questo qui ha 240 pagine a righe, quest'altro ne ha 192 a righe con penna nera ricaricabile. Mi è sembrato un buon affare, non so ancora per cosa usarlo e con che penna usarli, cioè come scrivere, perché ho letto sul gruppo quello Cartopazze che molte penne trapassano il foglio, tante consigliano le Friction, io non le amo particolarmente, né quella della punta da 0,5 né quella classica, quindi se per favore mi consigliate qualcos'altro inizierei ad usarle anch'io, ok? Questa la utilizzerò con la sua pennina, ma questo qui volevo farne un uso un po' più quotidiano e quindi aspetto i vostri consigli. Ne ho presi due e due, quindi ho un'ottima scorta, ma magari qualcosa finirà anche a mio marito, non lo so, lo regalerò. Andiamo poi con un altro acquisto, diciamo creativo, sì, io sono penosa nelle mie creazioni, ma diciamo che queste erano semplicemente prove. Ho voluto sperimentare questo blocco schizzi, diciamo così, perché l'ho preso a un buon prezzo su Amazon, ho preso 1,50€, 2€, non mi ricordo onestamente, sono tanti fogli, 100, ed è carta da pacco. Mi prenderete per stupida, mi direte pagavi 20 centesimi e te ne prendevi un foglio in mano. Boh, io sono appassionata di block notice, cioè io già quando vedo un block notice così impazzisco, anche se non sono capacissima ad usarli, non sono così creativa, e mi sono avventurata in questo, con questo blocco. Diciamo che risulta un po' scomodo perché qui ha tutte le righettine, mentre da quest'altro lato è liscio. Non lo so per cosa lo utilizzerò, se magari ne verrà fuori un lavoretto. Più che altro sono stata colpita dal fatto che si possono utilizzare le matite chiarissime. Ora, essendo io una patita di matite colorate, avendone parecchie, mi rimangono sempre inutilizzati i colori chiari, panna, grigio, bianco. Quindi ho deciso di prendere questo qui perché voglio vedere se col tempo, se mai prenderò pratica, riuscirò a far venire fuori qualcosa carina. Qui ho fatto delle prove molto infantili, però vedete che queste con le Prismacolor, come vedete, vengono fuori dei bei effetti. Fatto dello zigrinatura, qualcosa verrà fuori, lo vedremo. Comunque l'ho pagato davvero poco ed è molto carino. Altro acquisto che non riguarda i libri, o quantomeno li riguarda in modo traverso, sono queste matite colorate da Crayola. Lo scatolino è vuoto, quindi me lo vedrete maneggiare con leggerezza, perché è leggero e vuoto, perché le ho già spostate in un mio astuccio, lo vedrete in un video apposito, a parte, in futuro, ma che spero di girare a breve. Sono 100 matite colorate, ambivo queste matite da tantissimo, però avevano sempre un costo alto, 32-35, tempi di consegna 1-2 mesi, e io mi scoccio ad aspettare così tanto, a parte il costo in sé che non potevo sostenere. Un giorno ho iniziato a perseguitarle, le ho messe nella lista desideri di Amazon e ho visto che sono arrivate a 29,11 euro. Ora, non è bassissimo come prezzo, ma parliamo di 100 matite. E tra l'altro avevo un buono acquisto Amazon da 10 euro, magari 100 euro, da 10 euro guadagnato con un'app. E allora mi sono decisa e le ho prese, le ho ordinate anche perché arrivavano l'indomani, niente di meglio. Sono bellissime, devo essere sincera, anche se qualche colore, questi qua che qui vedete così chiari, insomma segnano pochissimo, sono molto duri, ma poco male su 100 tinte, 100 colori, insomma 100 tonalità, va bene così. Sono tutti belli, sono tutti integri.
La confezione non è arrivata distrutta, non è arrivata danneggiata, erano ben protette, vedete, divise anche da questi cartoncini. E devo dire che penso sia stato un buon investimento. Scusate, allarme bimbo, sbatte di continuo, ma tutto a posto. Allora, dicevo, queste matite mi sono sembrate davvero carine così a primo acchito. Non mi voglio dilungare troppo perché non è un video su queste matite, però per il prezzo che hanno sono delle buonissime matite. Le vedremo appresso. Comunque, 100 matite colorate Crayola. Andiamo ai libri. Primo libro acquistato per mio figlio, il più grandetto di 6 anni. Vede tanto colorare me. Allora si è un po' gasato pure lui con questa storia dei mandala, dei libri da colorare e io ne sono felice perché lui ha iniziato l'anno scolastico con voglia di colorare pari a zero. È piccolino, lo era di più all'inizio dell'anno scolastico, adesso col pizzichinino in più è cresciuto, ma per invogliarlo un po' di più a casa ho preso diverse tipologie di libri che adesso vi mostrerò. Questo è il primo, consigliato non solo per bambini ma anche per adulti. Lo consigliano per bimbi perché comunque ha gli spazi larghi, non sono i mandala, quelli con i particolari microscopici. Perdonatemi, ho dovuto interrompere di nuovo, ma sempre tutto bene. Dicevo, hanno spazietti, sì, alcuni particolari più piccolini, ma si colorano con facilità. Loro mettono dai 5 anni in poi, addirittura qui mette 0-6 anni, però 0-6 anni, insomma, mi pare un po' prematuro. Però sì, per i bambini su un'età scolastica va più che bene, molto carino. Costa 3 euro ed è aggiunti, ma su Amazon si trova a 2,40 euro, 2,50 euro, non mi ricordo onestamente. Comunque è comunque bellino, ci sono tanti fogli, tanti disegni. Vedete stampati i pennarelli, ma per mio consiglio non utilizzateli perché i fogli sono comunque, non dico trasparenti, però come vedete si vede il disegno sotto, quindi immaginate cosa ne verrebbe fuori con i pennarelli. Ma con le matite colorate viene bene, così un po' di pasticcetti ci sono, ma non mi importa perché l'importante è lui si diverta quando fa queste cose. Quindi questo primo libro è acquistato per mio figlio. Secondo libro, questo è più in ambito scolastico, non ce l'ha chiesto la maestra, in qualche modo me lo ha chiesto lui, perché a scuola sì, fanno gli esercizi sui vari metodi di scrittura, però diciamo che mi è piaciuto questo libro perché è fatto molto a gioco. Inizia con i pregrafismi, qualche disegno. E poi continua con le varie lettere. C'è tutto l'alfabeto, tutto, anche le lettere straniere se non sbaglio. Ora non mi ricordo onestamente, sapete. Forse c'è una paginina di lei, ecco infatti alla fine. E la cosa bellissima di questo libro, a parte che non ha un costo elevato, è un bel librone, l'ho pagato intorno ai 6,80 euro, 6,90 euro, e ha i quattro metodi di scrittura: stampato maiuscolo, stampato minuscolo, corsivo maiuscolo e corsivo minuscolo. Lo trovo davvero carinissimo, non è una forzatura, non glielo impongo io, lo prende lui quando ne ha voglia, sulle lettere che ne ha voglia. Però mi è sembrato un modo per sfogarsi ed allenarsi allo stesso tempo. Porta 5-7 anni perché appunto diciamo il corsivo lo affronteranno più l'anno prossimo, quindi ai 7 anni. Però mi è sembrato carino, una guida che lo accompagnerà per quando vorrà. Devo dire che l'ho comprato per usarlo anch'io. Devo essere sincerissima perché il corsivo che insegnano a scuola io non lo ricordo al 100% perché poi crescendo si trasforma la scrittura. Ed esempio a me non hanno mai insegnato lo stampato minuscolo, che sarebbe questo qui ad esempio. Sì, qualche lettera poi negli anni l'ho fatta io di mio, ma in modo spontaneo, ma non ho mai avuto delle lezioni sullo stampato minuscolo, quindi diciamo che è una cosa per divertirsi insieme. 6,90 euro all'incirca. Altro libro acquistato per mio figlio, acquistato insieme, o comunque subito dopo aver acquistato questo qui per me. Color Quest, prettamente per adulti, io direi. Poi se avete dei figli particolarmente appassionati ai minimi particolari dei disegni, va benissimo. Però questo qui lo vedo più indicato per la sua età, almeno lui che ha ancora 6 anni, poi già parliamo di 8-9 anni, si può andare già su un libro del genere. Però questo qui mi è sembrato carinissimo, vi faccio vedere perché. Questo libro io lo guardavo da tanto tempo.
un costo che si aggira tra gli 8 e gli 11 euro, dipende dalle offerte. Ad esempio, questo come prezzo di partenza, sì, da 12 dollari, no, non mi ricordo quant'era il prezzo di partenza, comunque mi pare intorno agli 11-12 euro. L'ho pagato intorno agli 8 euro e ne sono soddisfatta. Inizialmente ho detto no, io impazzirò, guardate qui. Che vedete? Niente, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, vediamo se mette a fuoco. Vedete tutti questi piccoli numerini? Sono piccolissimi alcuni. All'inizio vi dà una leggenda, in alto a sinistra vi dà una leggenda sui colori da utilizzare, che comunque il libro consiglia di utilizzarli, ma dice anche che potete usare i colori che vorrete e ne verrà fuori una nuova combinazione del disegno. Sono tantissimi, non hanno tutti lo stesso genere di, che so, annido d'api ad esempio, questo ai cerchietti, ce ne sarà uno, ecco, questo con i quadrati, c'è quello lì con i triangoli, insomma, sono vari generi per vari tipi di disegno. Questi sono quelli che verranno fuori, come vedete alcuni sono, guardate questo qui da ammattire, alcuni sono un po' più semplici, ma sempre sono tutti pienissimi. Ad esempio, ho già fatto questo qui e lo avete visto su Instagram e sto facendo questo qui. Vi dico, è un passatempo da matti, mio marito dice, perché comunque viene davvero da ammattire. Sono dei particolari così piccoli che se sbagli comunque, che sì, si vede poco, però è un peccato rovinare tutto questo gran disegno. Vi impegna, o almeno a me, impegna tanti giorni. Chiaro che io non sto lì ore e ore, posso stare 10 minuti un giorno, mezz'oretta un altro, ma a me, ad esempio, colorare, ve l'ho detto ad ogni mio video, mi aiuta tanto. Non è un periodone per me, quindi devo dire che lo cerco spesso un disegno del genere. Ho per adesso un po' accantonato i libri da colorare, quelli classici con i disegni, perché non mi sento neanche tanto serena da scegliere i colori. Ecco, in questo momento mi sento più confortata da un libro del genere che mi dà già la guida dei colori da usare e mi fa solo ammattire per cercare i quadratini con quel numeretto. Però devo dire che mi distrae tanto. Quella mezz'oretta è chiaro, non che poi io appena chiudo il libro mi sento nell'isola felice. No, però mi distrae tanto e mi aiuta a rilassarmi. Non costa poco, ma i 30 disegni che ci sono vi dureranno un secolo, perché ogni disegno vi tira via tanto tempo. Sempre qualcosa di personale, ma è impegnativo perché è grande. Vedete, questo è più o meno una 4. Guardate questo libro qui quanto differisce, quasi una 3. Questo quindi l'ho acquistato per mio figlio perché vedendomi disegnare, colorare questi disegnoni, mamma chissà che spunta, mamma che bello, mamma anch'io, però sono troppo piccoli questi quadratini, gli va via la vista. Allora ho trovato sempre su Amazon questo equivalente per bimbi. Non c'è solo la versione con i numeretti, ma c'è anche la versione con l'esempio e la parte da ricopiare, dove ricopiarlo. La parte con i numeretti, poi c'è la parte con i bordi colorati, quindi da riprodurre il colore dentro. C'era anche una parte con i simboli. Insomma, mi sembra molto carino come libro, ben fatto, simpatico, giocoso. E anche questo qui pagato pochissimo, era 3,90, l'ho pagato 3 euro, 3,20 euro, non di più. E c'era nella genere supereroi, fattoria, mezzi e fiabe, principesse, no? Comunque 4, almeno 4 tipologie c'era e mi è sembrato davvero carino. Ve lo consiglio perché ho pagato pochissimo, l'ho fatto felice anche qui. Quando vuole lo prende 5 minutini, si sfoga un attimo, colora lì perché ha già tanto da colorare per scuola, ma ci sta. Però quando ha voglia di seguire mamma o di fare qualcosa di diverso, prende su questo libro e si sfoga, ottenendo i suoi supereroi preferiti. Ho finito, anche questo video è concluso. Spero vi siano piaciuti questi acquisti. Se mi volete chiedere qualcosa, se avete da consigliarmi qualcosa, io sono qui. Che dirvi? Ci vediamo al prossimo. Probabilmente sarà la recensione di questi colori qui, di queste matite colorate. Arrivederci, anzi, buona giornata. Rivedrete le mie mani. Ciao ciao.